Ciao a tutti raga, benvenuti qui da Mr. Watti. Oggi per Retro Lovers proviamo Demon Crest per Super Nintendo. Mi ricorda molto Castlevania, spero che non abbia nulla a che fare perché, come sapete, ho un brutto rapporto con i primi Castlevania. Un demone contro un drago, si preannuncia un gioco fighissimo. Ah, devo scappare, ok, minchia, senza segni, senza nulla, devo intuirlo da solo che devo andarmene. Ma il drago col fuoco lo sconfiggo? Sul serio? Ma e me sconfigge col fuoco? Veramente? Ma siamo due esseri che combattono col fuoco, non ha molto senso. Ma che scontro è? Ma no, raga, un momento, non ho capito. Innanzitutto, contesto, perché ho visto che della serie Ghosts and Goblins che avevo già portato, però non vedo il collegamento, prima di tutto. Secondo, chi sono? Dammi un contesto, non capisco. Vediamo il menu di pausa, appena ci possiamo muovere, grazie della ditata. Pausa? Non c'è la pausa, benissimo, neanche la pausa sono sforzati di fare. Cosa sta facendo col cerchio? Ma io posso o non posso superarlo? Ma che. E io cosa faccio? Ho capito, ho capito. A quanto pare il drago patisce solo se lo colpisco in faccia. E ci sta, è un headshot. Però, di nuovo, non capisco il senso perché siamo due esseri che sputano fuoco. Servirebbe l'acqua, almeno qualsiasi altra cosa. Ma fuoco contro fuoco non può sconfiggersi, non ha senso. E poi non capisco, cioè, queste facce col fuoco dentro sembra che ricarichino il fuoco, ma non è che lo perdono. Abbassati, stronzo, abbassati, abbassati, abbassati. Intanto sto così, che è già più comodo, a quanto pare sta. Pensavo di doverlo tenere. Deve andare fino in fondo? Abbassati, stronzo, abbassati. Aia, bastardo. Sì, vabbè, ma come. Sì, vabbè, bisogna un attimo capirlo, raga, sto Demon Crest che non capisco un attimo i comandi, che poi non capisco perché poi deve arrivare al fondo il drago per colpirmi. Allora, vediamo un attimo perché non è possibile. Allora, se io svolazzo, vediamo se. Ma mi sa che non mi fa cittare. Bravo, cretino, e basta sta testa. Oh, merda, troppo. Ce la si fa. Vabbè, però. Ma no, io pensavo fosse già. Eppalala, attenzione, silenzio. Bravo, cretino, ce la si fa, raga. È andato giù e la fiamma non me l'ha contata, meno male che è un intro veramente. Cioè, di solito uno parte dal basso, no, qua partiamo sul difficile. Ma cosa vuoi dalla mia vita? Cioè, io sono spawnato così con un diavolo e un drago. Ma scusa, io ti spawno il fuoco e non attacchi più. Chiedo scusa, non so se è voluta la cosa, però. L'abbiamo decapitato perché? Il fuoco decapita la gente? Vabbè. E adesso spunta Alucard da caso. Ah, con cerchio spacca le statue. Perché non si sa. Ah, è diventato un platform all'improvviso? Cioè, ho iniziato con la boss fight, raga. Non è normale. Ah, devo sprecare il fuoco, credo. I fantasmi ignorano il blocco? No, non lo ignorano, meno male. È bello che i fantasmi muoiono col fuoco. È tutto molto sensato. Ma dai! Ma dai! Vabbè, mi spawna dove sono io. È ovvio che è uno. Vabbè, me ne scappo. A quanto pare mi prendono in giro che ci sono i nemici infiniti. Attenzione! Sappende pure! Ma io citto così. Attenzione! Aia, aia, aia. L'hanno notato che potevo cittare con le ali. Dai, ma quanto. No, due colpi ci vogliono. Ma hanno il peperoncino nel culo, questi qua. Aia, 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 aia. Oh, madò, t'ammazzo, t'ammazzo. Vabbè, mi sono abbassato apposta per te. Ma come i Koopa di Super Mario che mi lanciano le asce, veramente? Chissà che problemi hanno questi qua. Oh, e muore così. No, vado via, vado via, vado via. Voilà, e voilà. Ho vinto. Un altro boss. Vorrei capire se quella è l'ultima fiamma di vita che mi rimane. Ecco. No, vabbè, ma così è bruttissimo che evoco io il boss da sconfiggere. Vabbè che se no non si va avanti, ma è una cosa proprio. Un gesto veramente brutto. Ah, ho paurissima. Un altro schema devo impararmi. Crepa. Crepa. Ma dai, vabbè, però, se mi chiude, e se mi chiude, sì, manco Evio Nero Elementale, ma dai. Volevi prendermi? Dai, che ti spacco. A tre pallini, credo sia la sua energia. No, forse la mia. Non ci provare. Non ci provare, Evion Tarocco. È morto? È morto. Attenzione! Ma sono proprio in questo gioco? Non l'avrei mai detto. Ti devo spaccare in continuazione? Ma che meccanismo è? Originale. Mortissimo. Mi fa piacere. Ma il senso, il contesto? Ah, ok, adesso è morto veramente perché. Esplosioni a caso. Intanto io sto aumentando la mia energia a quanto pare. Ho solo più una vita, però. Mi sa che quella è la vita e quella a sinistra è l'energia. Mi fa piacere. Ma se ho le ali. Che platform è questa cosa qua? Non devo stare attento, però devo stare attento a questo qua. Ma io cheat, non c'è difficoltà. Ah, adesso c'è difficoltà, ok. Ce lascia di me. Ma dai! Non ha premuto il salto. Grandissimo che s'appende lì, perfettolo. Guardalo, guardalo come si destreggia. E sono all'altezza giusta. Ti ho ammazzato, ovviamente. Oh, bello scorrevole come piace a me. Non so cosa sia, forse non lo voglio neanche sapere. È una pianta carnivora. Dai, ma come era in volo? L'ho toccato per terra. Un gioco entusiasmante che con le ali mi faccio metà livello. Non avete scordato che so il senso del gioco? Aia! Però
Però la stontaggine c'è, eh. Siete scordati il senso del gioco, ma la stontaggine c'è. Mi fa piacere. E figa sta cosa, la Spider-Man che si attacca ai muri così tattico. Ma sì, vabbè, ma sì, ma mi respawna il ragno, dai. L'avevo appena ucciso per passare e mi respawna. Poi non capisco il senso di iniziare così, perché il gioco non è poi tutto così, quindi non è il fatto di dire ti preparo a quello che verrà successivamente, no? E quindi strana sta scelta di inizio di gioco. Io vorrei sapere, cioè, o devo andare nella piattaforma quella lì. Eccolo lì, attenzione. Geniale sto sistema comunque di ali, e che prima subito ti sorprende perché di solito nei giochi moderni se controlli uno a lato devi sbattere le ali col comando, invece questo no. E ha pure senso lo stesso. Però l'unica cosa che manca è veramente la pausa. Mi ha guardato i miei progressi e sono felice che sono qua, immagino. Ciao Arma, mai sentito? E lo schema di gioco è simile, cioè posso fare queste cose in effetti, quindi... Uplala, Ale Toro? Facciamo il toreo qua? Mueh! Questa cosa non era prevista. E vabbè, però se mi miri... Se permetti, no, vado giù. Scendi, stronzo. Stronzo, scendi, bravo cretino. Bravo cretino 2. Facciamo tre la trilogia? Perfetto. Riesce? Mueh! Di pochissimo, raga. No, dai! Toro che sparo. Oh! Dopo un po' però devi morire, eh. Ti ricordo che dovresti avere una vita. E sarebbe ancora più bello vederla, tra l'altro. Dai, ma scendi invece di lanciare. Non posso neanche mettere in posa per sistemarmi le cuffie. Mortissimo. Perfetto. Abbiamo vinto anche stavolta. Che cazzo ti ridi? Hai perso. E ci rincontreremo. Ma che palle. Ma lasciami in pace. Ma in tutto questo, raga... Il senso continua a non vederlo. È proprio un peccato perché questo gioco qua ha una trama, non è che lo giochi così a scazzo, cioè devi avere un senso per incoraggiare il giocatore ad andare avanti. No, qua è tutto a caso, ma sì, intuisci la storia dal gameplay. E là, che cinematica hanno fatto? Minchia, come Dragon Ball? Come che hai la cartina? E vuoi sapere dove andare in realtà? Ah, lo shop addirittura? Non posso aiutarti a meno che non mi porti un... Ma come? Ma come non va a soldi in base a quanto sono bravo come in tutti i giochi? No. Eccolo. Adesso qua dove sbuco. Perché penso solo dove ci sono le texture diverse. Ah, un nuovo livello, credo. Là ci sono le spine palesemente. Proprio bello sto gioco. Anche se non ha senso. E continua a non avere senso. Io sto continuando a incontrare nemici a caso. Controllando un diavolo a caso. Cioè, almeno, non lo so, il diavolo che cerca redenzione alla God of War, cioè, qualcosa di tangibile, cosa mi significa? Boh, mi sembra veramente strano un gioco simile, raga. Ma che gli manca proprio il senso, perché, boh, è partito così alla stragrande, a casissimo. Guarda come mi segue, però veramente figo. Poi, vabbè, io adoro i platform e anche... certo. Però non puoi saltargli addosso come in Super Mario. Salvo, no, facciamoci domande. Cito così, perché mi date le piattaforme? Volo, sapete com'è. Ok, non così tanto. Aia, aia, proprio spaccato fortissimo. Retry, mi raccomando da qua, eh. Oh, 3 ore che ti sparo, mannaggia la miseria. Oh, grazie. Ci conviene proprio perché ste bestie saltano. Se sto sulle piattaforme. Vabbè. Vado via, vado via, vado via. Fuggo, fuggo. Cosa succede? Capisco che Demon Crest mi fa fare tutto di fuoco. Cioè, io contro un diavolo, raga, è stranissimo che io debba temere il fuoco. Sono un diavolo, com'è possibile? Vabbè, ma non stai appeso. Ecco, vado, vado. Dagliela. Il fuoco mi colpisce, è una stronzata veramente, però, i tre mostri arrivano, che succede? Ah, è quello stronzo che mi lancia, che ha attivato tutto questo? Ma dai, ma dai, ma dai! Vabbè, mi confonde tutto, certo. Ci vuole precisione con sti vasi, intanto io me la filo. Tana, come al solito. Ah, adesso scopriamo chi è che ha scatenato tutto. Il fuoco col fuoco! Se è tutto molto sensato. Ma cosa sto facendo? Io sputo fuoco e sto affrontando il fuoco. Ma che cazzo? C'è qualcosa assolutamente che non quadra. E poi muoio col fuoco, ovviamente. Cioè, raga, mi sconvolge sto gioco. Perché è figo, però non ha senso. Ma raga, voglio sapere come sconfiggere un mostro pyro. Per chi conosce Yu-Gi-Oh! Perché non è possibile, ma scusa.
Ma il fuoco col fuoco, ma che problemi c'hanno gli sviluppatori? No, ci deve essere un modo, perché non lo posso sconfiggere frontalmente, dai! Fuoco col fuoco, ma che cazzo mi significa il fuoco col fuoco? Ma non diventa mai vulnerabile, raga, è sempre di fuoco, non è che uno si può inventare le cose. Ho sbagliato zona perché ovviamente la mappa è grande, ma mi sa che ho sbagliato zona, raga, non è per me questa. Devo ancora sbloccare delle cose perché non lo posso sconfiggere col fuoco. Dato che era in ordine di visualizzazione, uno si aspetta. Perché non è che uno può sapere, ovviamente, a prescindere prima di provare, no? Mi sa che però devo cambiare stage. Devo sbloccarmi qualcosa allo shop prima. Select a stage, quindi. Perché secondo me siamo nel punto sbagliato, perché non è possibile. Vabbè, raga, penso che sia durata abbastanza. Veramente un peccato, perché comunque ho esplorato il più esplorabile possibile. Io quindi vi ringrazio per essere passati. Vi ricordo che sul sito di 4gamers.com trovate i miei articoli sui videogiochi. E vi ricordo inoltre di passare sul mio canale Rap Mastery, il mio canale What If Fantasy, dove ci esibisco film vecchi e dimenticati. Sul mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Sul mio profilo GameJolt dove trovate i giochi sviluppati da me. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. E ciao da Mr. Watti.